Volpi, colli, ma anche pincher, Jack Russell ed alani, oltre 100 infatti, gli splendidi cani arrivati al Prato di Arezzo per il primo Dog Exhibition Show, l'esposizione nazionale canina di bellezza. Abbiamo colpito nel centro. Si tratta di uno degli appuntamenti della sesta edizione dei Dandy Day, il raduno italiano dei dandy. Sono arrivati i dandy, le lady dandy, le gentlemen da tutta Italia e non solo, perché sono arrivate da Parigi, da Londra e dall'Olanda. Non solo amici a quattro zampe, ma anche bellezza a quattro ruote. Al Prato ha fatto il suo ingresso anche il club del Saracino, accompagnato da leggendarie auto d'epoca per il primo benefit rally automobilistico della moda. Benefico anche quest'anno lo scopo, i fondi raccolti saranno donati all'Istituto Casa Teveni di Arezzo per l'acquisto di un nuovo pulvino. Io dico sempre che deve andare di pari passo l'eleganza nel vestire e la gentilezza, perché sono due cose che secondo me devono per forza coincidere e essere un qualcosa che non deve mancare, un connubio forse perfetto che magari non è facile. Però si può fare, si può trovare. I Dandy Day sono tornati anche quest'anno in occasione della Fiera Antiquaria di giugno, che questo fine settimana ha celebrato il suo 54esimo compleanno con 4 eventi collaterali. Dalle aste di antiquariato alle performance teatrali di artisti di strada, per finire con antiquaria street art. Questo è Michele, che è l'arcangelo in primis che combatte il demonio. E ad Arezzo è una figura, un supereroe, una figura importante, e io gli rendo omaggio, ecco.